Tagliolini è stato eletto al vertice di Viale Gramsci. Il nuovo presidente della provincia di Pesero e Urbino, sindaco di Peglio, che a maggio è stato riconfermato primo cittadino per la terza volta, era l'unico candidato. A votare sono stati 510 elettori su 709 aventi diritto, tra sindaci e consiglieri dei comuni del territorio provinciale, con una percentuale del 71,9%. Il passaggio di consegne con il commissario Massimo Galuzzi è avvenuto questa mattina in provincia dopo la proclamazione da parte del segretario generale Rita Benini, responsabile dell'ufficio elettorale e alla presenza del direttore generale dell'ente Marco Dominicucci. Il più forte in bocca al lupo ha detto Massimo Galuzzi, ha entusiasmo idee nuove ed è un giovane di grandi capacità e sono convinto che saprà affrontare molto bene anche le questioni più difficili. Ci siamo già confrontati sulle priorità per il territorio la sua indicazione più forte è la attenzione ai problemi del lavoro. La provincia infatti in questi anni si è spesa per la soluzione di crisi aziendali e per dare aiuto concreto ai cittadini in difficoltà, anche confermando il fondo anticrisi per il pagamento delle bollette di acqua e rifiuti. Le funzioni principali che le nuove province assumeranno dal 1 gennaio del 2015 riguardano essenzialmente strade, scuole superiori, trasporto, ambiente, territorio, pari opportunità, mentre alla fine del 2014 dovranno essere individuate ulteriori competenze. Galuzia ha poi evidenziato come la mancanza di risorse e di lacci burocratici stiano impedendo agli enti locali di fare il loro lavoro, in particolare riguardo alla tutela del territorio. Come provincia hanno speso 15 milioni di euro per le frane, fiumi ed altre problematiche. Inoltre sono in corso lavori per 2 milioni di euro, ma hanno 7-8 milioni a disposizione che non possono spendere per le norme del patto di stabilità e per problemi burocratici. Ad entrare nel nuovo consiglio provinciale, inoltre, sono 11 candidati della la la provincia dei sindaci, ovvero i sindaci di Fano Massimo Seri, di Valle Foglia Palmiro Ucchielli, di Pesaro Matteo Ricci, di Aqualagna, Andrea Pierotti, di San Costanzo Margherita Pedinelli, di Mercatino Conca Omar Lavanna, Davide Dell'Onti di San Lorenzo in Campo, di Urbino invece Maurizio Gambini, di Montemaggiore Alberto Alesi, di Cagli Alberto Alessandri, Francesca Paolucci di Tavuglia e Giuseppe Zito sindaco di Auditore ed uno della lista progetto provincia Pesaro e Urbino, Nicola Barbieri consigliera di Mondolfo. Entro la fine di ottobre poi sarà convocato il consiglio provinciale all'interno del quale verrà nominato il vicepresidente con l'assegnazione di competenze ad alcuni sindaci neoconsiglieri mentre i poteri di giunta faranno riferimento al presidente. Avvenuta anche l'elezione di Liana Serrani, sindaco di Montemarciano, alla guida della provincia di Ancona, Fabrizio Cesetti, presidente uscente riconfermato per la provincia di Fermo, mentre l'ex sindaco di Ripatransone, Paolo De Rasbo, per Ascoli Piceno.